Buongiorno amici dell'ippodromo di Palermo La Favorita. Siamo qui nelle scuderie di Lorenzo La Rosa per commentare con lui il convegno di sabato 21 dicembre. Un convegno che vede 90 cavalli al via con delle corse di ottimo livello qualitativo, come il centrale per anziani, è una bella categoria di... Ma iniziamo subito con la prima corsa, che praticamente è una condizionata per cavalli di 3 anni, saranno in 15 al via, e la distanza dei 1620 metri, Lorenzo La Rosa sarà al via con Rigel Hurricane. Lorenzo, l'ultima volta Rigel Hurricane si è piazzata, anche se è arrivato un po' lontano dalla testa, che impressione hai avuto? Ma guarda, è una cavalla che portano a correre da fuori, cavalla semplice, trotto semplice. Per la prima volta sabato la sferriamo, quindi proviamo un attimino a vedere senza ferri con questo assetto come si trova. Ripeto, una cavalla che si presta a partire, molto semplice, vediamo di fare uno schema diverso, non far partenza anche perché siamo in seconda fila e di arrivare più in fondo. Hai anche una buona schiena, vedo, perché questo Rayon GV è un cavallo che parte sollecito e quindi puoi anche prendere posizione. Infatti, portarci più avanti possibile e cercare poi nel finale, insomma, di acciuffare qualche piazza. Chi sono i tuoi favoriti in questa corsa? Ma guarda, è una corsa apertissima. A me piace molto il Regale, è un cavallo che credo che faccia un attimino di differenza tra questi. Poi come secondo mi piace Re Rodo, che sta correndo bene. Come terzo metto la mia, proprio perché la sto sferrando. Perfetto, allora il pronostico di Lorenzo La Rosa per questa corsa è 8 Regale, 5 Re Rodo, 11 Rigel Hurricane. Passiamo alla seconda corsa, una categoria D, valida per l'Ippica Nazionale, una bella corsa sui 1600 metri dove tu schiererai due soggetti. Impress B con tuo nipote Francesco, Noah B, che è rientrato da due settimane nelle tue scuderie, che guiderai personalmente. Come la vedi questa corsa e come ti sembra la condizione dei tuoi cavalli? E allora, è una bella corsa da vedere, insomma. Posso dire che Impress B è in condizioni, il numero è buono, lui dovrebbe andare davanti e poi mollare il primo che si presenta e aspettare, insomma, gli ultimi tre, gli ultimi due. Per quanto riguarda Noah, rimaniamo su un lavoro in 2.36 più o meno tranquillo. Questa è una corsa di verifica, è un cavallo che ci ho sempre creduto, insomma, ha dei trascorsi importanti, poi ha avuto un lungo periodo d'appannamento, stiamo riprovando a metterlo col vecchio assetto per vedere come risponde. Quindi i cavalli che mi piacciono in questa corsa sono Impress come vincente, metterei Noah come secondo, come terzo cavallo mi piace molto Gianco NP. Sì, che sta correndo discretamente, poi c'ha la schiena di Impress B in partenza che può essere un buon trampolino di lancio considerando che l'uno è Gala del Ram che non parte e quindi può andare subito alla corsa. Perfetto, passiamo alla terza che è una corsa gentleman, cavalli di categoria F saranno in 11 al via sulla distanza del doppio chilometro. Mi sembra questa una corsa veramente aperta a ogni soluzione, tu come la vedi? Infatti la vedo un po' come te, anche se c'è un cavallo che ultimamente sta correndo veramente bene ed è Overpower, quindi tra l'altro il numero lo aiuta molto, è sferrato agli anteriori, quindi metterei lui come vincente. Poi come secondo cavallo, che lo ritengo un passistone, metto col 7 Norton Miller e col terzo il numero 6 Nagera, che è una cavalla molto semplice, simpatica. Va benissimo. E passiamo alla quarta corsa, una condizionata per cavalli di 2 anni, la distanza è del doppio chilometro, in pochissimi hanno già affrontato questa distanza, quindi difficoltà doppia. È una corsa che a parere personale sembra che possa regalare anche qualche sorpresa. C'è qualche cavallo in particolare che ti piace? Guarda, sono dei puledri, per cui ancora c'è tanto da vedere e tanto da scoprire. Io l'altro giorno ho guidato Smeriglio Jet, che è di Natale Cintura, e mi sembra un cavallo di mole, un cavallo che abbia mezzi. Mi sbaglia poi per futili motivi, insomma, che Natale penso che abbia messo a posto.
ha il 10, non è un gran bel numero, ma ha un cavallo che ha tamburo, quindi secondo... io lo metterei come vincente, il numero 10 Smeriglio Jet. Come secondo metto Sorriento, che è un cavallo che alla fine insomma ha fatto qualche corsa graziosina, ripeto, li conosco poco, e come terzo Samuelo BLV. Perfetto, è una corsa comunque che veramente è indecifrabile, e io credo che qui ci possa scappare anche la grossa quota. La quinta corsa sarà il clou del pomeriggio, il premio Santa Claus, un invito per anziani. 8 cavalli al via, la distanza dei 1600 metri, tu sarai al via con Over the Top MMG, che ha messo una sequela di successi e che ha fatto un bel balzo di categoria. L'impegno è difficile, ma... è molto difficile perché ci sono dei cavalli buoni. L'ISOP sta correndo veramente alla grande e può essere anche a volte condizionata dal numero, perché io penso che una gara corre molto bene davanti. Quindi è una corsa aperta. Comunque a me salta all'occhio Locomotion, che all'ultima corsa la vince bene. Ha il numero 6, dovrebbe presentarsi subito tra i primi. Come secondo, giusto per la seconda fila, metto l'ISOP, e se ci sarà un po' di ritmo come terzo mi piace il mio. Ci sono tanti cavalli buoni, però vorrei acchiappare una piazza con Over. Perfetto. Toccherà poi agli allievi alla sesta corsa, una categoria G, anche qui 1600 metri in 14 al via, e questa non è meno complicata delle altre come corse. Sì, difficile da leggere, difficile da dare un pronostico. Beh, c'è Maribon PG, che credo che l'ultima la vince bene. Tra l'altro l'ho guidato io un paio di corse fa, mi sembra un cavallo molto semplice. Il numero non è male, c'è il 5, quindi metterei lui come vincente, Maribon PG. Come secondo cavallo, anche se il numero non è dei migliori, mi piace il TABLV. E per il terzo col 12, Outcout GSM. In effetti hai fatto una selezione, mi sembra abbastanza concreta, perché mi trovi d'accordo a questo tuo pronostico. Con l'aggiunta io metterei così, proprio per i nostri seguaci di Facebook, Dina Blues, che scende di categoria, però non c'ha forma attuale, quindi diciamo con questo dubbio. La settima corsa invece è una categoria E, sempre anche qui 1600 metri, 8 cavalli, una corsa aperta secondo me, con il punto interrogativo personalmente di Eper, che non si capisce mai quando è ingiornato o meno, però è un cavallo che se la piglia dritta può cambiare la corsa. Tu come la vedi? Ma la vedo un po' come te, perché le ultime corse credo che non abbia beccato dei bei numeri. Adesso per sabato c'è un numero 3, penso che dovrebbe andare davanti e impostarla sul ritmo come lui di solito fa. Comunque, sono idee se arriva in fondo o meno, il problema è solo quello. Certo. A me la cavalla che piace è Nina di Azzurra, che ultimamente sta correndo veramente bene. C'è il numero 6, quindi io metto lei come vincente. Come secondo cavallo mi piace Yeper, e per il terzo One More Time. Va benissimo. Allora, si chiude invece con una condizionata per 4 anni, anche questa buona per l'Ippica Nazionale, in cui saranno in 12 al via sui 1600 metri. Una corsa che praticamente vedrà come favorita tecnica Panther Gar, che si è presentata benissimo sulla pista con un doppio chilometro in 15.8. Infatti, la vedo come te. Panther Gar penso che in questa categoria qui faccia un po' di differenza. Quindi il cavallo sicuramente non puoi che mettere lui come vincente, anche se è un cavallo con una meccanica un po' difficile, però il cavallo vincente è il numero 6. Come secondo cavallo metto Pura di Azzurra, che è una cavalla che sta a destreggiarsi bene in queste categorie, mentre per il terzo c'è un cavallo molto grazioso, che tra l'altro ha anche mezzo giro di fuori, che è Porto Cervo. Perfetto. E allora, per concludere, io ti chiedo di farci una scelta, allora, di dirci il cavallo che ti piace di più di tutti come vincente tra le 8 corse, e anche di segnalarci una trio. E allora, guarda, il cavallo che mi piace di più vincente nelle 8 corse, proprio perché penso di averlo in ottime condizioni, è Impress B. Mentre la trio che a me piace di più,
la giornata di sabato potrebbe essere quella di Hour Power, Nagera e Norton Miller. Perfetto. Sarebbe la, quindi la terza, alla terza corsa, la trio di Lorenzo La Rosa 178 e il vincente Impress B numero 2 alla seconda corsa. Questo è tutto per il convegno di sabato 21 dicembre. L'appuntamento sarà credo per sabato mattina, con in cui praticamente troveremo qualcuno a intervistare per le corse di lunedì 23. Questo è quanto, una buona giornata a tutti e seguiteci sempre. Grazie Francesco e grazie Lorenzo, grazie. Da dietro alla telecamera. Ciao a tutti.